Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi andremo a vedere i prismi retti. Quindi nella lezione precedente abbiamo definito cos'è un prisma, abbiamo visto alcune caratteristiche dei prismi e come classificarli in base a queste caratteristiche. Come accennato nel video precedente, da qui in avanti ci soffermeremo solo sui prismi retti. E così come abbiamo già fatto nel caso del parallelepipedo rettangolo e del cubo, andremo a vedere le formule per calcolare le aree delle varie superfici, quindi la superficie di base, laterale e totale del prisma retto. Vedremo come calcolarne il volume e questo però soprattutto in classe vedremo anche come affrontare i problemi complessi e quindi anche vedere le formule inverse. Giusto per rinfrescare la memoria, vi ricordo la definizione di prisma, quindi è un poliedro delimitato da due poligoni che chiameremo basi, che sono congruenti e paralleli tra di loro, e da tanti rettangoli, quindi in questo caso in realtà sto parlando del prisma retto, quanti sono i lati dei poligoni di base? Non solo, i prismi prendono il nome dal poligono di base, quindi che so, questo ha come base un triangolo, quindi sarà un prisma a base triangolare. Questo, che poi non è altro che un cubo, è un prisma a base quadrangolare, pentagonale, esagonale e così via. Quello che vedete qua sotto sono degli esempi di sviluppo piano. Ora, ci sono vari modi di rappresentare lo sviluppo piano di un prisma, così come abbiamo visto in precedenza. Ci sono vari modi per rappresentare lo sviluppo piano di un parallelepipedo di un cubo. Questo è quello che diciamo ci dà più l'idea delle superfici di base laterale, perché come vedete qui, questa è una base, questa è un'altra base, questo rettangolone è la superficie laterale, e questo chiaramente ricorda da vicino quello che abbiamo già visto nel caso del parallelepipedo. Teniamocelo a mente quando andremo a vedere tra poco le formule. Consideriamo dunque un prisma retto, quindi un prisma in cui spigoli laterali formino un angolo retto rispetto agli spigoli di base. Ma non considererò, almeno poi negli esempi successivi, un prisma qualunque, ma considererò un prisma che abbia per base un triangolo, e di nuovo non un triangolo qualunque, ma un triangolo rettangolo, come vedete qui, indicato da questo simbolo che indica l'angolo retto. Quindi abbiamo un triangolo rettangolo qui e un triangolo rettangolo qua sotto. Allora, vediamo le formule. L'area della superficie di base per il prisma, chiaramente non abbiamo una formula univoca perché essa dipenderà da quale tipo di poligono abbiamo per base. Se la base è un triangolo, sarà la formula dell'area del triangolo. Se è un quadrato, sarà la formula dell'area del quadrato. Se un rombo sarà forma dell'area del rombo e così via. Quindi io non posso mettere un'unica formula, dovrò dire che dipenderà dal poligono di base. Tuttavia, se vado invece a vedere l'area laterale, per inciso, di nuovo anche la formula del poligono di base, non posso dare un'unica formula come ho fatto già per il parallelepipedo, perché di nuovo dipenderà da quale figura è la base del nostro prisma. Ecco. Però, nel momento in cui vado a scrivere la formula dell'area laterale, posso riscrivere pari pari la formula che avevo già scritto per il parallelepipedo, ovvero che l'area laterale è uguale a perimetro di base per altezza. In questo caso, l'altezza lo indico con la lettera C, no? Vi ricordo ABC le dimensioni del parallelepipedo, lo indicherò con la lettera H, che indica proprio la lunghezza di questo spigolo laterale. In comune con il parallelepipedo ho anche la formula per l'area totale che sarà data dalla somma dell'area laterale più la somma delle due aree di base. Vi ricordo di nuovo, l'area di base indica l'area di un'unica base e questo sarà importante distinguerlo poi quando andremo a vedere figure con un'unica base come la piramide o il cono. Ma andiamo subito a un esempio. Eccolo qui. Un prisma retto alto 10 cm ha per base un triangolo rettangolo. Ecco, vedete di nuovo l'ho disegnato qui, una scala un pochino più piccola, ho indicato l'angolo retto della mia figura di base. Sapendo che i cateti del triangolo misurano 3 cm e 4 cm, calcola l'area totale del prisma. Quindi
al solito vado a disegnare la figura. Magari è utile anche indicare alcuni lati, degli spigoli importanti, quindi C1 e C2 sono i due cateti, H è l'altezza del mio prisma. Vado a scrivere i dati, quindi ho il primo cateto che è 3 cm, il secondo cateto che è 4 cm, l'altezza che è 10 cm. Nella domanda vado a scrivere appunto che voglio conoscere l'area totale. Lo svolgimento sì, procederemo per tappe, no? Come abbiamo fatto le altre volte. Quindi andremo a calcolare prima di tutto l'area di base, che è l'area di un triangolo. E in particolare nel caso del triangolo rettangolo, voi sapete, l'area si può dare anche facendo il prodotto di due cateti, quindi 3 per 4 diviso 2. 3 per 4 fa 12, diviso 2, 6 centimetri quadrati. Abbiamo il primo tassello per trovare l'area totale. Per trovare il secondo tassello, ovvero l'area laterale, mi serve il perimetro di base, ovvero mi serve il perimetro di questo triangolo, di cui conosco solo due lati. Per il terzo, poco male, è un triangolo rettangolo, questo spigolo qui non è altro che l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, quindi potrei semplicemente applicare il teorema di Pitagora, la formula diretta del teorema di Pitagora. Tuttavia, in questo caso, ho voluto fare un esempio semplificato, una persona abbastanza accorta avrà notato come ho scelto per i valori dei due cateti i primi due numeri della terna pitagorica più semplice, ovvero la terna pitagorica 3, 4, 5. È perfettamente accettabile scrivere a questo punto direttamente il valore dell'ipotenusa uguale a 5 centimetri, citando come svolgimento il fatto che fa parte della terna pitagorica 3-4-5. A questo punto calcolo il perimetro di base, quindi 3 più 4 più 5, 3 più 4 fa 7, più 5 12 centimetri. Utilizzo questo risultato nella formula dell'area laterale, perimetro di base, cioè 12 centimetri, per altezza del prisma, cioè 10, 12 per 10, 120 centimetri quadrati. A questo punto abbiamo tutti i tasselli necessari per calcolare l'area totale, che infatti è data da area laterale, 120, più due volte l'area di base, cioè 6, 2 per 6 fa 12, sommato a 120 ottengo 132 centimetri quadrati. Velocissimamente la formula del volume. È molto facile intuire che la forma e il volume non è altro che la stessa formula che abbiamo incontrato nel caso del parallelepipedo. Se vi ricordate, in quel caso avevo espresso il volume sia come prodotto delle tre dimensioni, ovvero A per B per C, ma lo potevo anche esprimere, questa è una formula più generale e che vi avevo detto sarebbe stata usata anche in altri soldi, ovvero area di base, cioè quest'area qui, moltiplicata per l'altezza del prisma, quindi il volume, eccolo qui, area di base per altezza. Stessa formula del parallelepipedo, vedremo sarà la stessa formula del cilindro, sarà una formula molto simile, ci sarà solo un coefficiente diverso, per la piramide e per il cono. Chiudiamo con un esempio di applicazione formule dirette per trovare il volume. Ecco il nostro problema. Abbiamo un prisma retto, alto 20 mm. Di nuovo, attenzione a usare sempre unità di misura corrette. Se il problema vi dà millimetri, non fate lo svolgimento in centimetri. Okay? Ha per base un rombo, e qui di nuovo si tirano fuori conoscenze della seconda media, no? L'area del rombo. Sapendo che le diagonali del rombo misurano 8 mm e 17 mm, calcolo il volume del prisma. Disegno la mia figura, indico le diagonali, quindi D1 e D2, l'altezza del prisma, scrivo i dati, quindi diagonale 1 uguale a 8 mm, diagonale 2 uguale a 15 mm, H uguale a 20 mm. La domanda ovviamente è: voglio conoscere il volume. Per trovare il volume ho bisogno di due informazioni, l'altezza, che già il problema mi dà, e l'area di base. E a questo punto mi devo ricordare che l'area di un rombo è dato dal prodotto delle due diagonali, cioè diagonale minore per diagonale maggiore, in questo caso 8 per 15, diviso 2,
8 per 15 fa 120, diviso 2 fa 60 mm quadrati. E a questo punto utilizzerò questo risultato nella formula volume, area di base, cioè 60, per 20, ovvero l'altezza, 6 per 2 fa 12, aggiungo questi due zeri e ottengo il mio volume, ovvero 1200 mm cubi. Come vedete, questi sono esempi molto semplici, ma giusto per introdurvi un po' nel tipo di formule che si usano per il prisma. In classe vedremo esempi di formule dirette, di applicazioni anche per trovare la massa di un oggetto, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.